donne di ogni fede religiosa, di ogni tendenza politica. Donne senza partito si riuniscono per il comune bisogno che sia pane, pace e libertà, che i migliori figli d'Italia che impugnano le armi contro il nemico siano incoraggiati ed assistiti. In ogni casamento o quartiere, in ogni fabbrica, ufficio e villaggio si formano i gruppi che operano attivamente. Nell'estate del 44, avvicinandosi la battaglia per la liberazione di Ravenna, furono costituite le SAP femminili. I partiti del CLN potenziarono così il servizio di informazioni militari, mettendo a disposizione le loro donne. A noi, già attive nei partiti del CLN, non piacque la denominazione Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai volontari della libertà. Ci pareva che avvilisse il ruolo delle donne. Poi dovemmo riflettere, alla luce dei fatti, sulla forza di aggregazione di questa ipotesi organizzativa, che si fondava sul vissuto comune a tutte le donne, oltre i confini delle idee politiche e le differenze di collocazione sociale. I fatti ci dimostrarono anche quali contributi originali poteva dare l'autonomia di un'organizzazione che affidasse l'azione alle doti inventive delle donne. Le donne non sono mai state ascoltate, non sono mai state valorizzate per quello che valevano, secondo me, e abbiamo cominciato un po' noi per aiutare poi i partigiani, soprattutto perché loro avevano bisogno di portar via della roba, del materiale, di organizzare altre donne. Quando un uomo stava nascosto, che loro dovevano stare nascosti perché se giravano e li prendevano, non si sa come andavano a finire, perché se andava bene andavano a lavorare alla Tot e così, ma se li mandavano in Germania c'era da... E quindi per gli uomini, però noi eravamo quelli che dovevamo aiutare, cercare di salvarli. E quanto hanno avuto bisogno, perché anche loro, a girare, portare tutta la roba, ci andavamo noi e loro stavano anche 15 giorni nascosti in casa. Ma noi per la strada, io c'ero tutti i giorni. Le donne ci hanno aiutato. Ah, le donne fa aiutato. No, le donne è stata una parte integrante della guerra di liberazione. Oh, dei me, oh, cosa abbiamo voglia di ridere? Ma dico che in una casa che portavano via un biglietto, ma quella era nel pericolo come ero io, perché se veniva scoperta, venivano fucilate oppure appiccavano il fuoco se era un quartiere. Oh, ma se veniva voglia di ridere. La nostra prima attività clandestina è nata col ritorno dei militari dalle varie zone di guerra dopo l'8 settembre. Sbandati com'erano, correvano il rischio di aderire alla Repubblichina. Era un impegno delicato perché non sempre conoscevamo bene da un punto di vista politico quanti cercavamo di persuadere a non presentarsi alla chiamata. E per quelli che riuscivamo a convincere era necessario trovare dove poterli tenere lontano da occhi indiscreti. Occorreva inoltre provvedere ad un sostentamento, alquanto problematico in un periodo in cui tutto si comprava con la tessera non aria personale. Dopo l'8 settembre la mia casa diventò una base partigiana. Vi furono partigiani di passaggio e il comando di Mezzano in permanenza. Per mia madre si presentò il grosso problema di dover nutrire, nascondere e vigilare sia sugli avvenimenti che su un gran numero di uomini. I partigiani di notte si nascondevano nel rifugio che avevamo in cantina. Poi la mattina salivano le scale e andavano al primo piano, dove mia mamma, aiutata dai miei fratelli, dava loro da mangiare. Nella stanza al pian terreno, intanto, c'erano i tedeschi. Mio cognato che era andato via dalla casa perché era stato già preso prima, e allora lì ci stavano dei ragazzi, avevamo nascosto dei ragazzi,
Io avevo una stanza di un'altra vicina, perché allora ci scambiavamo, che lei aveva messo tutta la roba, la sua roba, a pian terreno. E quindi il primo piano aveva due stanze che erano rimaste vuote. Lei ha detto, se hai bisogno, usale. E perché lei aveva messo tutto lì e poi era andata in campagna da dei parenti, sa. Non era una gran città, ma potevano bombardare anche i russi. A noi donne furono richieste, in seguito, altre attività. Dovevamo segnalare al nostro addetto militare le postazioni delle contraeree per evitare un più vasto bombardamento e per poterle scovare là dove esse si nascondevano. Inoltre, dovevamo individuare le mine anticarro e antiuomo nel tratto che va dai fiumi Uniti all'estremo opposto limite della città. In un primo tempo si arrivava addirittura a Sant'Alberto. Nella primavera del 1944 eravamo ormai organizzate capillarmente, strada per strada, tanto che riuscivamo, dimostrando per interi giorni in piazza, a far liberare i partigiani arrestati. In quel periodo non fu difficile organizzare le donne, perché eravamo stanche della guerra, in ogni casa c'era un morto o un ferito. I giovani non sembravano avere prospettive e c'era bisogno invece di andare avanti. Con mia madre e una sua amica riuscimmo a coinvolgere 2000 donne. Raccogliemmo viveri, indumenti, tenemmo i contatti, quasi un filo rosso con tutti. Che ce n'era una che andava a Fusignano, una a Consellice, una ad Afonsine, una a Faenza, due erano a Ravenna. E così che coprivamo tutta la provincia. Coprivamo tutta la provincia in questo sistema qui, c'era quella che andava a Terzo Lori, c'era quella. E poi suddivise, perché dopo poi c'erano le politiche, hai capito, le sindacali, quindi era proprio una ragnatela fitto fitto. Su una vecchia sgangherata bicicletta dovevo portare plichi, più o meno consistenti, dei quali non ho mai voluto conoscere il contenuto, per paura di poter danneggiare qualcuno o qualcosa, qualora fossi stata fermata dalle ronde molto attive in quei tempi. Case sparse di contadini e varie parrocchie di campagna erano quasi sempre i miei punti di riferimento e di appoggio, ma non ho mai visto in faccia i veri destinatari di quanto portavo, con una sola eccezione quando portai un'ambasciata a voce. Prendevamo le sporte e andavamo a fare portare questo materiale fino a San Zaccaria, andando in tutti i paesini che c'erano là, 4-5 paesini, e l'ultimo era San Zaccaria. E quindi marciavamo sempre, una davanti che non aveva niente, e era quella che se vedeva qualche movimento si fermava, e quella dietro doveva stare attenta, perché se capitava qualcosa era lei che aveva le sporte piene di materiale che i fascisti non avrebbero gradito. E io un giorno, vi dico questo, che un giorno che mi sono trovata che non sapevo come fare, perché quando girava una macchina erano loro, perché le macchine loro non c'erano mica, i russi ce n'erano tre, il comune, la ditta Babini, insomma. E quando si sentiva arrivare una macchina sapevamo che era loro. Io avevo queste due sporte piene e le ho buttate nel fosso. Ho lasciato andare la bicicletta con le due sporte laggiù, che c'era un fosso, insomma, una canaletta così. E poi io mi sono buttata lì a far finta di fare i miei bisogni. Che quando sono passati mi tiravo su e si sono messi a fare degli urli, però hanno proseguito, ecco. Le abbiamo tutto quello che si poteva, ecco, per non farci prendere, perché se ti prendevano.
non era solo che perché di morire l'avevamo messo nel conto, eri soffrire che ti facevano fare. E allora avevi paura. Io avevo paura della tortura. Della morte, non è che mi piacesse a 20 anni morire, però eri in conto. Mi sono resa conto che la lotta che si conduceva nel paese per vincere il fascismo, se non ci fossero state le donne, le staffette, sarebbe stata molto più lunga. Tutto questo mi ha aiutato a comprendere. La mia coscienza politica si sviluppava. Anche se avevo 18 anni quando sono stata nei partigiani, ho potuto proprio capire che ci hanno tenuto sotto una dittatura per 20 anni, che non ce la meritavamo, che avevamo bisogno di libertà. Questo, cioè, io ho imparato a volersi bene, ho imparato che l'uguaglianza è una gran cosa, ma che la libertà vale tutto al mondo. Io ho soddisfazione quando ho visto che avevo fatto delle cose che erano riuscite, o anche riunioni di donne che avevano accettato, che avevano detto che ci stavano, insomma, avevo un certo numero organizzate così. E quello era la cosa che mi dava più soddisfazione, perché dicevo, se riusciamo anche noi donne a organizzarci per sostenere anche noi stesse, perché io lo capivo che eravamo sempre un po' più le schiavette. In quale misura i rapporti fra i due sessi fossero impregnati dalla concezione della naturale inferiorità della donna mi apparve chiaro solo allorché venni a contatto con le analisi dei gruppi di difesa della donna e con un mondo femminile ben più vasto di quello da me frequentato sino ad allora. Dai programmi e dalla stampa che i gruppi di difesa della donna producevano ero stimolata per la prima volta ad un'analisi delle molteplici condizioni che dovevano essere rimosse per far avanzare il processo di emancipazione della donna. Il documento che fondava i gruppi di difesa aveva già una completezza di rivendicazioni per quanto riguardava le posizioni della donna nella società. Si pensava ad una nuova democrazia, al voto alle donne, alla giustizia sociale, agli asili nido, alle scuole per tutti i bambini, a più diritti per le donne. Guardavamo molto avanti. Alle donne non è mai stato insegnato, non è stato mai permesso di fare quello che dovevano fare. Bisognerebbe che le donne si interessassero un po' di più e gli uomini le aiutassero un po' di più.